Buon dì, cari amici e fratelli in Cristo Gesù. Oggi, mercoledì 19 giugno 2024, leggerò il versetto 2 di Proverbi 29. Dalla Nuova Diodati dice: quando i giusti sono in autorità, il popolo si rallegra, ma quando domina l'impio, il popolo geme. Dalla Parola, Nuova Riveduta: quando i giusti sono numerosi, il popolo si rallegra, ma quando domina l'impio, il popolo geme. Ma cosa significa proverbio? Il proverbio è un detto popolare che condensa un insegnamento tratto dall'esperienza. Molti proverbi sono comuni a quasi tutti i popoli. E come una profezia, anche il proverbio può essere tradotto come una visione che significa istruzione di Dio. In questo contesto, senza istruzione divina, le persone sono condannate a una vita di fallimento e deterioramento. Per esempio, ogni volta che acquistiamo un nuovo apparecchio elettronico o elettrico, nella confezione riceviamo anche un manuale di istruzioni. Se desideriamo che il dispositivo duri e produca di più, dobbiamo seguire il manuale. Al contrario, se non leggiamo le istruzioni e lo utilizziamo senza prestare attenzione ai segnali, il risultato sarà disastroso e avremo perso tempo, pazienza. E a volte non solo questo. Noi però non siamo una macchina, bensì uomini e donne, e non abbiamo un produttore, ma un creatore. E il creatore ci ha lasciato il manuale di istruzioni affinché fossimo felici, prosperi e soddisfatti. Il motivo per cui molti sono infelici e falliscono i loro rapporti nella vita finanziaria, professionale e familiare è semplicemente perché hanno ignorato le istruzioni di Dio e vivono la vita in qualsiasi modo sperando che tutto funzioni. È possibile anche ottenere denaro, potere e fama, ma la vita non è piena, o almeno non come Dio l'aveva pianificata. Ma allora, perché è così difficile per gli uomini seguire le istruzioni di Dio? A causa della sua natura. E nonostante le sue sconfitte costanti, lo spirito di indipendenza è sempre presente nel comportamento dell'uomo per tutta la vita, e quanto più cresce lo spirito di indipendenza, tanto più le conseguenze del vivere ignorando le istruzioni di Dio non saranno così semplici come sbattere la testa, piangere, ma più dolorose e tragiche: la perdita, la frustrazione, il vuoto e spesso anche la morte. Dio vuole che tu sia felice. Egli ti ha creato per uno scopo meraviglioso, anche se in questo momento stai affrontando il trauma più grande. Il piano divino per te è ancora intatto così oggi. E dunque, prima di uscire per affrontare le sfide della vita, fermati un istante a riflettere e ricorda: se il popolo non ha rivelazione, è senza freno. Ma beato colui che osserva la legge. Bene, anche per oggi è tutto, vi aspetto alla prossima, augurandovi buona giornata e che infinite benedizioni germoglino nella nostra vita. Così sia. Amen.